dal backstage del primo maggio con Ciao sono Vale. Hai avuto l'onore, diciamo, di esibirti comunque tra i primissimi del primo pomeriggio. Che emozione c'è stata nell'esibizione? Ma guarda, ti dirò, è sempre adrenalina quando mi capita di riuscire a portare la mia musica su un palco, perché è emozionante, come se dalla cameretta in cui ti sfoghi di tutto d'un fiato ti trovi su un palco davanti a un pubblico che ti ascolta, quindi è fenomenale. E invece che ci vuoi raccontare un po' il tuo progetto, presentarlo proprio, arrivando poi di fatto qui al primo maggio, qual è stato tutto il tuo percorso? Ok. Allora, io ho cominciato a cantare all'età di 17 anni all'incirca, adesso ne ho compiuti 21. Allora, ho lavorato per 3 anni in uno studio di registrazione a Modena con dei ragazzi che hanno sempre fatto musica anche loro di professione, e ho fatto uscire i miei primi 4 singoli insieme a questi ragazzi. Poi ho partecipato quest'estate ho partecipato al contest di Radio DJ, DJ on Stage a Riccione, anche lì è stata una figata. E poi appunto successivamente ad ottobre ho vinto il contest di Oniro e ho realizzato questo singolo insieme ad Oniro Ant per portarlo sul palco del primo maggio, e poi piano piano ci saranno tante novità che ora non posso spoilerare purtroppo, però insomma siamo molto carichi per il futuro. Allora, vabbè, spoiler per il futuro no, però vogliamo dire che il palco del primo maggio è sempre stato un palco importante, comunque un palco dove si sono stati portati messaggi sempre molto importanti. Vuoi dirci brevemente qual è stato il tuo messaggio personale, diciamo, per questo primo maggio? Allora, diciamo che il mio messaggio è universale, nel senso va bene per chiunque, qualsiasi età, ma diciamo che è un po' più incentrato forse sugli adolescenti, il mio campo, diciamo, il mio ambito. E con il mio singolo ho voluto portare appunto il forte messaggio di credere in noi stessi, nelle nostre potenzialità, che penso che sia una cosa che con i tempi d'oggi tutti un po' si scordano, nel senso c'è chi ha paura magari di mostrare quello che ha dentro, sia a livello personale, anche come artista, dipende un po' da uno cosa fa nella vita, ma va bene per tutti il messaggio comunque di crederci e di continuare a lottare finché non arrivi ad un obiettivo. Allora, spoiler totali no, ma qualche notizietta per il futuro? Qualche notizietta per il futuro, che i singoli, c'è un singolo che brevemente potrà essere in lavorazione, per il resto non posso spoilerare più di tanto, quindi. Abbiamo il management qui che ci guarda malissimo. Vabbè, comunque, allora, a questo punto ti chiedo un saluto per i visualizzatori e gli ascoltatori di Ghigliottina. Ok, ciao ascoltatori di Ghigliottina, sono Vale, un bacione, a presto.